Buonasera, sono 92 i comuni liguri individuati dalla Giunta regionale a cui verranno consegnati circa 100 pluviometri per il monitoraggio delle zone a rischio idrogeologico. Di questi 18 sono in provincia di Genova, 26 in provincia di Imperia, 10 nello Spezzino e addirittura 38 nel Savonese. Vediamo. Sono 92 i comuni liguri individuati dalla Giunta regionale a cui verranno consegnati circa 100 pluviometri per il monitoraggio delle zone a rischio idrogeologico. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. Un investimento del valore di 300.000 euro a favore degli enti locali che comprende anche piani di formazione per aiutare le amministrazioni a difendersi meglio dalle emergenze idriche. I comuni individuati dovranno occuparsi solo del monitoraggio del pluviometro. In provincia di Genova sono 18 i comuni interessati: Avegno, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Fascia, Fontaningorda, Isola del Cantone, Leivi, Lumarzo, Moconesi, Muneglia, Recco, Roncoscrivia, Rondanina, Tiglieto, Val Brevenna. In provincia di Imperia i comuni sono invece 26: Aquila d'Arroscia, Arma, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Borghetto d'Arroscia, Camporosso, Castellaro, Chiusani, Coccosio d'Arroscia, Costa Rainiera, Diano San Pietro, Isola Bona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Prelà, Rezzo, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vessarico e Villa Faraldi. In provincia di Spezia sono 10: Ameglia, Arcola, Bolano, Bonassola, Deiva Marina, Ortonovo, Rocchetta di Vara, Santo Stefano Magra, Vernazza e Pignone. Addirittura 38 invece i comuni coinvolti in provincia di Savona: Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bormida, Carcare, Casanova Nerone, Castelbianco, Cengio, Ceriale, Cosseria, Dego, Erli, Garlenda, Giustenice, Giusvalla, Millesimo, Mioglia, Nasino, Noli, Orcofeglino, Ortovero, Pallare, Piana Crixia, Prodio, Pontinvrea, Rialto, Spotorno, Stellanello e ancora Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Vendone, Vezzi Porzio e Villanova d'Albenga e Zuccarello. Per sostenere i comuni che devono ancora predisporre i nuovi piani di emergenza, la Regione, con il supporto della Fondazione Cima, farà partire lunedì prossimo un bando per invitare i 235 comuni liguri a partecipare, segnalando le loro esigenze. E le principali zone sismiche in Liguria insistono sui territori della provincia di Imperia e della Spezia. Per agevolare e migliorare le autorizzazioni preventive in zona sismica è stato attivato un tavolo tecnico per mettere a punto alcuni correttivi e avviare una semplificazione delle procedure. Vediamo qua. Questa giunta non ha effettuato alcun taglio di personale addetto ai controlli antisismici. L'assessore regionale alla difesa del suolo, Giacomo Giampedrone, risponde così alle preoccupazioni espresse recentemente dalla minoranza in Consiglio regionale sul controllo antisismico degli edifici. La competenza sulle autorizzazioni preventive in zona sismica è rimasta in capo alle province, ha precisato, e i consiglieri d'opposizione dovrebbero saperlo, visto che lo ha stabilito una legge regionale varata dalla precedente amministrazione in conseguenza della legge del Rio. L'assessore Giampedrone ha spiegato che il tema delle pratiche relative alle zone sismiche riguarda soprattutto i territori Spezzino e Imperiese. Con le due province e con gli ordini professionali è stato attivato un tavolo tecnico per mettere a punto alcuni correttivi e avviare una semplificazione delle procedure. Il primo risultato è stato quello di procedere con l'aggiornamento degli elenchi delle opere minori non soggette ad autorizzazione preventiva. Vengono invece assoggettati a questa autorizzazione alcuni interventi su opere strategiche e rilevanti che prima erano escluse dalla procedura. Questo lavoro tecnico proseguirà anche nei prossimi mesi, anche per omogeneizzare le procedure applicate in materia dalle province. L'amministrazione comunale di Imperia la prossima settimana rivedrà la questione del senso unico alla marina di Porto Maurizio. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Capacci dopo aver incontrato commercianti e residenti della marina. Capacci ha anche replicato alle polemiche sul nuovo museo navale sollevate dal comandante Flavio Serafini dell'associazione Amici del Museo. Ascoltiamo il sindaco Capacci. Signor Sindaco, allora, un incontro chiarificatore, possiamo dire, un po' con gli abitanti, i residenti, i commercianti di Borgo Marina a Imperia. Questo senso unico sparirà? Cambierete idea? Qual è la situazione?
Ma l'incontro non era chiarificatore, nel senso che io ho chiarito il motivo per cui è stata fatta la sperimentazione del senso unico, e cioè che l'amministrazione comunale aveva intenzione di prendere una delle due corsie e adibirle a arredo urbano, eventualmente dehors per i commercianti e parcheggi. Chiaramente in questa configurazione, con una sola corsia di marcia, è chiaro che ci voleva senso unico. Però prima di andare a spendere soldi in progettazioni o magari lavori, io ho voluto verificare che cosa sarebbe successo mettendo senso unico. E quindi questa mattina innanzitutto io ho spiegato il perché, perché non è un senso unico che un mattino mi sono svegliato io o qualcuno dell'amministrazione ha deciso che lì ci andava a senso unico. Dietro c'era tutto un ragionamento, un percorso da fare per abbellire ancora di più Borgo Marina, e che chiaramente presuppone il senso unico. Abbiamo capito che non piace, diciamo che c'è stata l'unanimità dei residenti, e quindi adesso valuteremo nei prossimi giorni da farsi. Probabilmente lo ripristineremo, però devo anche dire che comunque già oggi alla Marina c'era un senso unico prima dell'ultima ordinanza e l'accesso era consentito ai soli residenti, quindi parliamo di un centinaio di persone. Purtroppo però abbiamo visto spesso entrare molte persone che non avevano titolo e quindi adesso valuteremo nel caso di installare un altro varco con telecamera anche all'incrocio tra via Scarincio e via Pirinoli. Senta, lei è intervenuto anche sul Museo Navale, questa polemica che c'è stata alle vere d'epoca, che poi non era stata raccolta da lei. Comunque, insomma, c'è una situazione, un po' di tensione fra l'Associazione Amici del Museo Navale, quindi Flavio Serafini, e l'amministrazione comunale. Ma guarda, io durante l'epoca ho detto che non avrei risposto a nessuna provocazione perché mi sembrava ci fosse un tentativo di oscurare l'evento, che peraltro quest'anno mi sembra che sia stato di grandissima levatura e sia stato di grande successo. Ci sono state polemiche anche su altre argomentazioni, io non ho risposto, ho detto parlerò dopo le vere d'epoca. Io devo dire questo, che mi è sembrato veramente, innanzitutto completamente da maleducato, e non ho problemi a dirlo, quello di Serafini, facendo ricorso. Che se non succede questo io non apro il museo, oppure anche vari epiteti che sono stati rivolti al sottoscritto, che peraltro non mi toccano e non mi sfiorano minimamente. Io semplicemente ho fatto presente questa mattina in una conferenza stampa che esiste un accordo tra l'Associazione Museo Navale e il Comune di Imperia, siglato nel 2008, nel quale è scritto in maniera chiara e assolutamente comprensibile quali sono i ruoli. E Serafini non è il direttore del museo, e quindi questo io ho specificato, quindi non ha titolo, per esempio, a dire io non apro museo, lo tengo chiuso, mi tengo le chiavi. C'è da seguire quella convenzione, e qui, che mi auguro che le sia seguita. Ecco, ma tutto nasce da questa mostra Switch per riutilizzare l'ex Salso, e tutti pensavano che l'ex Salso dovesse far parte del museo, che ci fosse collocata anche Azzurra, l'imbarcazione, voglio dire, quindi allora non sarà più museale l'ex Salso. No, allora, innanzitutto c'è stato anche lì, a noi sembrava di averlo spiegato bene in varie occasioni, in varie conferenze stampa, però evidentemente, come si suol dire, no? Non c'è più sordo di chi non vuol sentire. Switch non era un evento per fare un progetto sulla ex Salso, Switch era un modo per attirare l'attenzione sul problema del riuso degli immobili dismessi. Si è pensato di farlo lì dentro perché quello è un immobile dismesso. Tutti gli architetti, a cominciare dal presidente dell'ordine, architetto Pane Bianco, che colgo l'occasione per ringraziare, hanno svolto delle idee da applicare lì all'ex Salso, ma ciò non significa che l'amministrazione comunale farà qualcosa lì. Magari, se ci fosse qualche idea che giudicheremo interessante, potremmo anche farlo. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che su quella parte lì di stabile di ex Salso non esiste alcun finanziamento, non c'è nessuna opera finanziata, non c'è nessun progetto esecutivo, non c'è niente, c'è il nulla. E la cosa che è ancora più paradossale, che tutti sapevano ma nessuno ha detto, che l'architetto Radaelli, progettista del Museo Navale, si è iscritto a Switch e ha partecipato. Ora, quindi io dico, ci fosse stato un progetto sul Museo Navale, io penso che almeno il progettista lo avrebbe saputo. Ed è emerso un nuovo filone d'inchiesta nell'ambito delle indagini che hanno portato l'ex ministro Claudio Scajola a processo a Reggio Calabria con l'accusa di aver favorito la latitanza di Amedeo Matacena. La nuova pista ha portato al momento sul registro degli indagati un ex agente dei servizi segreti e un poliziotto, in particolare in un servizio.
D'ambito delle indagini che hanno portato l'ex ministro imperiese Claudio Scajola a processo a Reggio Calabria con l'accusa di aver favorito la latitanza dell'imprenditore Amedeo Matacena, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, è ora emerso un nuovo filone di indagine che al momento vede al centro Domenico Sperandeo, ex agente dell'AISE, i servizi segreti esteri italiani, e Franco Ciottoli, assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le abitazioni dei due sono state perquisite nei giorni scorsi ed è stato notificato loro un avviso di garanzia con l'accusa di associazione di tipo mafioso. I due, legati alla massoneria, fra le altre cose, si sarebbero adoperati anche per favorire la vendita segreta di centinaia di chili d'oro proveniente da offerte dei fedeli da parte di un alto prelato del Vaticano. L'ex ministro Claudio Scajola ha fatto sapere di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia in riferimento alla nuova indagine, sottolineando anche che, essendoci un processo in corso, un suo eventuale ulteriore coinvolgimento sarebbe dovuto emergere durante il dibattimento in aula. Al contrario, il concorso in associazione mafiosa a carico di Scajola era stato escluso dal GIP fin dall'inizio del procedimento a suo carico. I dati Istat confermano anche nel secondo trimestre 2016 la crescita degli occupati in Italia e il calo dei disoccupati, ma il discorso è all'opposto per quanto riguarda la Liguria, dove gli occupati diminuiscono, lo dicono i dati di Unioncamere. Sentiamo. I dati Istat confermano anche nel secondo trimestre 2016 la crescita degli occupati in Italia del più 2%, sia stranieri che italiani. È sceso quindi il numero di disoccupati. I dati relativi alla Liguria mostrano però una situazione ben diversa. Nel corso del 2015 si era assistito ad una crescita graduale del numero di occupati che si era assestato nel primo trimestre del 2016 per poi calare di 4.000 unità nel trimestre in esame. Da 611.000 sono passati a 607.000, meno 0,7%. L'occupazione maschile è cresciuta del 2,7%, mentre quella femminile è diminuita del 4,4%. Rispetto al secondo trimestre 2015, nell'industria in senso stretto l'occupazione resta stabile a 65.000 unità, nella costruzione cresce 5.000 unità e nel terziario si rileva un calo complessivo di 4.000 posti di lavoro, 12.000 in più nel settore commerciale e turistico e 16.000 in meno nelle altre attività di servizio. Sempre in base annuale cresce la quota di persone in cerca di primo impiego, 8.000 in più, e un numero di disoccupati ex inattivi 7.000 in più, mentre cala il numero dei disoccupati ex occupati 2.000 in meno. In occasione del 120° anniversario della nascita del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, la Regione ha organizzato una settimana di appuntamenti. Il 25 settembre in programma la commemorazione ufficiale con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Savona e l'inaugurazione dei lavori di restauro della casa natale di Pertini a Stella. A parlarne l'assessore regionale Ilaria Cavo. Una serie di manifestazioni volute, promosse, innanzitutto il restauro della casa di Pertini a Stella, che è stata un po' la molla che ha fatto nascere tutto questo. È un programma, credo, molto, molto intenso. Una settimana si inaugura con una mostra a Palazzo Ducale, una mostra sul Pertini giornalista, il Pertini direttore del lavoro, e poi il 24 ci sarà una bella serata a teatro con attori e anche calciatori, in cui ricorderemo il Pertini degli anni 20-30 con lettere inedite, il processo di Savona, ma anche quello che è stato il Pertini allo stadio nella finale poi vinta dall'Italia dell'82, e quel suo rompere il protocollo e stare vicino alla nostra nazionale e dire non ci prendono più, insomma ricorderemo tutto questo con le testimonianze. E poi ci sarà la giornata clou a livello istituzionale, che sarà il 25, perché mentre il sabato sera a teatro verrà il Presidente del Senato Piero Grasso, che interverrà e chiuderà la serata, invece il 25 domenica a Stella arriverà il Presidente della Repubblica, farà una visita al cimitero, entrerà nella casa appena restaurata e poi farà la sua prolusione al Priamar di Savona, dove ci sarà proprio la commemorazione ufficiale ai 120 anni dalla nascita di Pertini, anche in questo caso con la lettura di alcune lettere inedite che sono un po' il filo conduttore di questi eventi, il tentativo proprio di raccontare Pertini, ma di raccontare anche un Pertini giovane, inedito. E come ho detto, un Pertini, il Pertini delle battaglie, il Pertini delle battaglie per la libertà, che non sono più né un fatto di cronaca né un fatto di dibattito, di polemica, ma sono un fatto di storia, e questo è quello che vogliamo dire e raccontare con queste giornate appunto pertiniane.
e poi avremo una serie di convegni organizzati grazie a Mino Ronziti e all'Istituto della Resistenza durante l'arco della settimana, e quindi il programma è nutrito. Ci saranno interventi anche nelle scuole. Fernanda Contri racconterà ai ragazzi di Genova e di Savona chi era Pertini e i giovani, peraltro anche con un bellissimo documentario della Fondazione Novaro. E poi si chiuderà la settimana, quindi il venerdì successivo, 30 di settembre, con una lectio magistralis di Giuliano Amato, e credo che sia davvero un programma che riuscirà a incontrare vari tipi di pubblico: i ragazzi delle scuole, gli universitari, le persone che vogliono andare a teatro e chi vuole ovviamente partecipare ai momenti più istituzionali. Sì, per ciò che riguarda poi la parte sportiva, insomma, quello è stato un momento particolare in cui forse per la prima volta il mondo politico si è avvicinato talmente tanto a quello sportivo che lo ha reso quasi, diciamo, e l'ha reso pubblico, quindi è stato un momento particolare. Insomma, non è che si vince tutti i giorni, si vince mondiale, non è che sia presidente, oggi è un po' di più, è molto più facile, però al tempo era difficile che vedere personaggi politici di quel genere avvicinarsi ad un avvenimento sportivo. È vero, insomma, che era una finale mondiale, quindi, alla quale la nostra squadra mancava da molti anni, ecco. Però certamente che la presenza di Pertini ha contribuito a rendere ancora più affascinante quell'avventura. Assolutamente, se uno dovesse rappresentare quella vittoria, prende quei due frame, insomma. E nonostante le polemiche e le proteste delle scorse settimane, a Genova i primi migranti sono stati accolti in un alloggio di proprietà demaniale nella centralissima via 20 Settembre. Si tratta di 4 nuclei familiari di richiedenti asilo, composti complessivamente da 7 adulti, tra cui 3 donne in stato interessante e 2 bambini nati da pochi mesi. La prefettura di Genova ha fatto sapere che ulteriori nuclei familiari saranno accolti nei prossimi giorni. La prefettura di Imperia ha fatto sapere che dalle 22 di lunedì alle 22 di mercoledì prossimi si terrà uno sciopero dei distributori di carburante lungo le autostrade. In occasione dello sciopero dovranno comunque restare aperte alcune stazioni di rifornimento. Lungo l'autostrada Genova-Ventimiglia saranno di turno le stazioni di Pian d'Ivrea Nord, Cereale Nord e Castellaro Nord, mentre nella tratta Ventimiglia-Genova toccherà quelle di Bordighera Sud, Cereale Sud e San Cristoforo Sud. Lungo la Savona-Torino sarà invece in servizio la stazione Carcare Est. E sempre la prefettura di Imperia, in occasione dell'incontro di calcio di Serie D tra Argentina e Unione Sanremo, in programma domani allo Sclavi di Taggia, ha emesso un provvedimento con il quale viene imposta la vendita dei biglietti ai soli residenti nel comune di Taggia. Il provvedimento restrittivo, concordato con la questura, come scritto appunto nello stesso, deriva dalle criticità poste in essere dalla tifoseria dell'Unione Sanremese in occasione della partita con il Viareggio di domenica scorsa. Facciamo una pausa, tra poco. Per l'ottavo anno consecutivo si rinnova sabato 24 e domenica 25 settembre l'appuntamento con le fattorie didattiche aperte, l'iniziativa dell'assessorato all'agricoltura della Regione Liguria e Unioncamere Ligure, che quest'anno vedrà la partecipazione 58 tra aziende agricole e agriturismi. Novità di questa edizione è l'apertura anche di 7 ittiturismi per far conoscere alle famiglie liguri anche il mondo della pesca. Ascoltiamo l'assessore regionale Stefano Mai. L'ottava edizione che va in scena il 24-25 di settembre, in caso di maltempo bisogna dirlo la settimana successiva, l'1-2 ottobre. Sì, questa edizione presenta qualche novità. Abbiamo pensato che nell'ottica di collegare sempre di più i ragazzi al territorio e cercando di far conoscere sempre di più quali sono le nostre tradizioni, non si può dimenticare il mondo della pesca, che ci ha reso grandi, tra le più grandi marinerie d'Italia. Anche se la pesca ultimamente è vessata da mille
da mille norme e regolamenti anche a causa delle ultime imposizioni dell'Unione Europea, noi comunque tendiamo sempre a riconoscere il grande valore di questo settore e quindi a trasmetterlo anche ai ragazzi. Quest'anno ci saranno 58 fattorie didattiche, quindi si parla di agricoltura, allevamento, e 7 etiturismi, 4 su Savona, 2 su Genova e 1 su Spezia. Credo che questo sia un passaggio molto importante perché noi comunque, dicevo prima, nell'ottica di trasferire alcune informazioni che forse negli anni si sono perse e non sono state trasmesse adeguatamente ai ragazzi, noi cerchiamo di trasmettergli quei valori fondamentali che ci legano al territorio, che insomma non vogliamo dimenticare le tradizioni, e questo sicuramente è un buon metodo. Sì, nonostante il governo lo ritenga una materia residuale, perché così è, noi invece cercheremo di puntare molto la nostra attenzione sull'agricoltura, sullo sviluppo delle politiche agricole in questa regione. Crediamo che ci siano ampi margini per poter crescere, abbiamo tante foreste, tanti boschi da recuperare, da coltivare, e tante campagne ormai abbandonate. Stiamo anche cercando di fare dei regolamenti, attuare delle norme per semplificare anche la vita ai primi cittadini, per aiutare le loro aziende a recuperare i territori ormai abbandonati, che per la burocrazia in cui ci troviamo a combattere tutti i giorni diventa sempre più complicato, e quindi stiamo attuando delle norme proprio in questo senso. L'agricoltura per la regione Liguria io penso che possa essere un motore di sviluppo importante per i prossimi anni. I fondi ce li abbiamo, anche se con grande fatica stiamo cercando di aprire questi bandi, insomma ci sono tutte le prerogative per uno sviluppo ottimo in questa regione. La consigliera di parità della provincia di Imperia, Laura Moretti, questa mattina ha fatto il punto con i responsabili delle associazioni ARG e Pet Team in merito agli interventi di assistenza effettuati con l'ausilio degli animali. L'incontro si è tenuto presso lo spazio vuoto di Oneglia. Sentiamo. Un'importantissima giornata perché vede le braccia operativa di quello che è stato il protocollo d'intesa firmato dall'ufficio di parità provinciale e regionale nel marzo del 2015. Infatti oggi le braccia operative, che sono l'associazione Argo e l'associazione Pet Team, hanno portato un'esperienza emozionante, enorme, importantissima, intensa di emozioni, di significati su quello che è questa relazione fra uomo e animale in tutti questi interventi assistiti con gli animali, quella che comunemente conosciamo con pet therapy. È importante lavorare su questo tema, osservare gli animali che supportano le persone in situazione di disagio e di disabilità. Trovarsi in situazione di disagio e disabilità può diventare un momento di discriminazione che non tutela i diritti della persona. Oggi lavorare e parlare di questo importante tema, vedere gli operatori che intervengono, che lavorano con gli animali in questa relazione bellissima a supporto di una persona, negli ospedali, nei centri riabilitativi, con tutte quelle persone in grave situazione di disagio fisico e psichico, per noi ufficio di parità diventa un importantissimo momento per tutelare i diritti della persona. La nostra regione è stata la seconda regione ad avere approvato le linee guida del Ministero della Salute l'estate scorsa, e quindi in qualche modo ha dato, come dire, il suo bollino di qualità e ad apertura alle attività sul suo territorio. E noi vogliamo lavorare in rete con le associazioni che oggi hanno sottoscritto questa carta per creare un nuovo movimento interessato al benessere degli utenti in primo luogo, perché noi lavoriamo per loro, ma nel massimo rispetto e con la stessa dignità, lavorando con gli amici a quattro zampe. E speriamo che da oggi tutto prenda un avvio diverso e migliore. La Protezione Civile regionale, sulla base delle ultime valutazioni effettuate dal Centro Meteo ARPAL, ha emanato l'allerta gialla per il Levante Ligure per temporali. L'allerta vale dalle 8 alle 15 di domani, domenica, per il territorio che va dal Monte di Portofino al confine con la Toscana. Sulla Liguria in arrivo infatti un nucleo di aria fredda in quota che determinerà il riattivarsi dell'instabilità, che anche nella serata di ieri ha provocato precipitazioni tra moderate e forti nello Spezzino.
Su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lunedì in concomitanza con i funerali del senatore Carlo Azeglio Ciampi, Presidente Emerito della Repubblica, è stata proclamata una giornata di lutto nazionale con l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionali ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale. Sempre lunedì, nell'atrio della Prefettura di Imperia, verrà aperto un registro di condoglianze sul quale i cittadini potranno esprimere messaggi di cordoglio. Ve ne vediamo come sempre gli appuntamenti di Riviera Eventi, Autofiori e Quadrometeo. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it. Vediamo allora il quadro meteo con ARPAL Meteo Liguria e le previsioni per domani, domenica 18 settembre. Un vortice freddo in quota transita sulla nostra regione, con annessa formazione di un minimo barico sul Mar Ligure, favorendo condizioni di spiccata instabilità. Sin dalla notte possibili temporali forti su tutta la regione, più probabili sul centro Levante nella mattinata, con associate intense attività elettriche e possibili fenomeni di grandine pure alternati a schiarite anche ampie, soprattutto al pomeriggio. Dal tardo pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni. Umidità su valori medio-alti, venti nella prima parte della giornata e moderata circolazione ciclonica sul Golfo di Genova, con rinforzi sulla costa di Ponente e in occasione dei temporali, dal pomeriggio deboli tendenti a disporsi dai settori settentrionali. Mare inizialmente molto mosso, localmente agitato nell'estremo Levante, il lento calo fino a mossa a Ponente nel pomeriggio, a Levante in serata. La Protezione Civile segnala possibili temporali forti, mare localmente agitato a Levante. Dopodomani, lunedì 19 settembre, giornata soleggiata su tutta la regione, disturbata solo da qualche passaggio di nubi medio-alte. La ventilazione settentrionale favorisce un deciso calo dell'umidità, che sarà appunto sui valori medi. I venti deboli in prevalenza dei quadranti settentrionali occidentali nel pomeriggio sugli estremi della regione. Mare inizialmente mosso lungo tutta la costa, in calo a poco mosso a ponente nel corso della mattinata. E noi ci vediamo qui all'appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona serata e una buona domenica.